La verità è che non esiste il corso di digital marketing perfetto in assoluto, ma esiste il corso di digital marketing perfetto per ognuno di noi. Ciao meraviglie e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federica Mutti e qui sul canale condivido come realizzare un impatto positivo nella vita e nel lavoro grazie alla crescita personale, alla creatività e al digitale. Se non fai ancora parte di questa famiglia, mi raccomando, iscriviti col bottoncino rosso qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sui contenuti del canale. Oggi parliamo di corsi di digital marketing e in particolare di corsi online e l'obiettivo di questo video è rispondere alla domanda: quale corso devo scegliere? Qual è il migliore fra quelli offerti sul mercato? Personalmente credo che i corsi ad oggi presenti siano tutti un po' diversi tra loro e soddisfino diverse esigenze. Ecco perché, una volta soddisfatta una certa base di qualità, credo che non esista il corso migliore in assoluto, ma quello ideale per un certo profilo e una certa esigenza. Questo è il motivo per cui nel mio percorso mi sono interfacciata con piattaforme diverse ed essendo anche una YouTuber che tratta argomenti legati al digitale, ho deciso di non lavorare in esclusiva con solo una o poche piattaforme, ma piuttosto di presentare una panoramica generale di quelle che sono appunto le peculiarità, le esigenze soddisfatte, proprio per non eleggere la migliore in assoluto, ma darvi tutti gli strumenti per valutare quale può fare al caso vostro. In questo video quindi vedremo 5 piattaforme che ho particolarmente apprezzato e che soddisfano esigenze e anche pubblici diversi come studenti, giovani lavoratori, freelancer, imprenditori, anche alle prime armi. Con alcune di queste vedrete ho già delle collaborazioni attive, mentre con altre no, quindi in ogni caso se siete interessati a informazioni, eventuali sconti e promozioni, vi lascio comunque tutti i link in descrizione. Ovviamente penso sempre che se si parte da zero la cosa migliore sia quella di iniziare con risorse e piattaforme gratuite, così come vi ho raccontato anche nel video come imparare il digital marketing. Se però siete arrivati al punto di voler iniziare a investire nella vostra formazione, allora direi di iniziare subito. La prima piattaforma di formazione online che vediamo oggi è Startup Impact, che ha la missione di ispirare e formare i giovani per creare un impatto positivo sulla società grazie al digitale e all'innovazione. Fondata da Gherardo Liguori e Virginia Tosti, è una piattaforma aperta a tutti, ma che tendenzialmente viene utilizzata da persone tra i 16 e i 30 anni, quindi da studenti, neolaureati o anche giovani professionisti che desiderano acquisire nuove competenze per magari cambiare lavoro. È una piattaforma ideale per chi inizia da zero poiché è molto strutturata e accompagna letteralmente dalla A alla Z ogni studente in ogni materia. Startup Impact infatti al momento comprende 6 percorsi: Digital Marketing, Data Science, UX e UI Design, Sviluppo Web e App, Blockchain e Startup, composti da una parte di teoria e una parte di pratica molto importante. Infatti Startup Impact crede moltissimo nel valore della pratica e il suo punto forte è la presenza di veri e propri coach, cioè professionisti che offrono agli studenti feedback personalizzati sui progetti da realizzare durante ogni percorso. E se avete visto il mio video Come iniziare un canale YouTube da zero, proprio fatto in collaborazione con Startup Impact, saprete che anche io faccio parte del team di coach di Startup Impact ormai da un po' di mesi. In questo modo ogni studente arriverà alla fine del percorso non solo con tutti gli insegnamenti e i feedback ottenuti dalle correzioni dei coach, ma anche con un portfolio di progetti realizzati che permetterà di accedere più facilmente a colloqui o opportunità lavorative. Personalmente quindi lo trovo ideale per uno studente o un neolaureato che ha intenzione di intraprendere un percorso lavorativo nel digital marketing, oppure una persona che già lavora ma vuole proprio cambiare settore lavorativo. Infatti Startup Impact è molto incentrato proprio all'orientamento nel mondo del lavoro. Il prezzo di Startup Impact consiste in un abbonamento annuo di 497 euro, che comprende tutti i servizi della piattaforma. Ad oggi è possibile svolgere una prova gratuita di 7 giorni, al termine della quale scegliere se pagare e proseguire oppure no, cosa che trovo molto comoda per farsi un'idea della piattaforma e capire se corrisponde proprio alle nostre esigenze. In più, dato che come avete visto un rapporto di partnership con Startup Impact, trovate nel link in descrizione proprio il mio link personalizzato per l'iscrizione, che vi dà la possibilità anche con il codice MUTTI di ottenere il 20% di sconto sull'abbonamento a Startup Impact e ovviamente sempre inclusivo dei 7 giorni di prova gratuita. Passiamo poi a Learn, una piattaforma che ha la missione di digitalizzare l'Italia democratizzando le competenze digitali e aiutando persone, idee e aziende a crescere. Fondata da Luca Mastella, professionista di digital marketing e imprenditore, si rivolge prevalentemente a 3 tipologie di persone: chi desidera in generale apprendere e accrescere competenze di digital marketing, i professionisti e freelance che desiderano acquisire più clienti e far crescere le loro attività, e infine le aziende che vogliono migliorare i propri risultati di business.
Si tratta quindi di una piattaforma che cerca di rendere appunto più accessibile e democratico possibile un linguaggio che arriva direttamente dal mondo dei professionisti e delle aziende. Infatti i docenti della piattaforma sono tutti professionisti del loro settore che hanno conseguito risultati tangibili, ognuno nella sua specialità. Ad oggi su Learn sono presenti 18 corsi in formato video, tra corsi più brevi di 1 o 2 ore a corsi invece di 5 o 10 ore. I temi proposti vanno da quelli più specifici, come ad esempio e-commerce, Shopify, Excel avanzato, Google Ads e Digital Analytics, a quelli più orientati verso le soft skills, come ad esempio networking professionale e digital public speaking. I pro di Learn sono il fatto che i corsi siano molto pratici da seguire e accessibili da più dispositivi, ad esempio c'è la piattaforma web, così come anche l'app dedicata per smartphone. In più, oltre ai corsi, ci sono anche dei webinar di approfondimento fatti sempre insieme ai professionisti, in cui vedere degli esempi pratici, dei business case, fare domande e ovviamente i webinar rimangono registrati e disponibili sulla piattaforma per gli abbonati. Ad oggi il prezzo di Learn è di 9,99€ al mese, tutto compreso, abbonamento che può essere disdetto in ogni momento, un po' come Netflix. C'è poi la Marketing Espresso Academy, nata inizialmente dal profilo Instagram Marketing Espresso fondato da Marco Onorato, con l'obiettivo di spiegare il marketing in modo semplice e utile. Ad oggi però Marketing Espresso è una vera e propria azienda con alle spalle un team di professionisti che, oltre all'Academy, offrono anche servizi tramite la loro agenzia e ovviamente continuano a fare divulgazione attraverso il profilo social Marketing Espresso. L'Academy di Marketing Espresso si rivolge in particolare a chi desidera approfondire le proprie competenze in ambito social e content. Infatti al momento sull'Academy sono presenti 5 videocorsi: copywriting, che sto seguendo io stessa, social media content, un corso per creare caroselli efficaci sui social media, un corso base di Facebook advertising e un corso di personal branding su LinkedIn. I corsi prevedono sia delle lezioni video, sia delle esercitazioni e dei quiz per valutare il miglioramento delle proprie competenze. Oltre ai corsi, sulla piattaforma sono disponibili dei webinar gratuiti associati proprio ai corsi poi a pagamento. Secondo me sono molto utili per farsi un'idea dei contenuti e anche dell'approccio del corso e quindi scegliere se proseguire con l'acquisto. In più, alcuni corsi della Marketing Espresso Academy rilasciano anche delle certificazioni da poter inserire poi sul CV o magari su LinkedIn, proprio per provare di aver svolto il corso e aver acquisito determinate competenze. L'Academy di Marketing Espresso prevede l'acquisto singolo di ogni corso, che ha un prezzo che varia dai 129€ ai 367€, ma sul sito sono disponibili anche diversi bundle che permettono di acquistare più corsi insieme, risparmiando quindi sul prezzo finale. Una volta acquistato, ovviamente il corso rimane a voi disponibile per sempre. Passiamo poi a Marketers, un'azienda e una community di professionisti del digitale che ha come obiettivo quello di dare vita alla nuova generazione di imprenditori e imprese digitali. Fondata da Dario Vignali e Luca Cresi Ferrari, Marketers si rivolge in particolare a un target di freelancer e imprenditori o anche aspiranti tali, e all'interno dei loro corsi è possibile vedere un approfondimento di quelle che sono le strategie utilizzate da loro internamente o da professionisti loro partner per raggiungere determinati risultati di business. I corsi di Marketers ad oggi sono 9 videocorsi che vanno da Google e Facebook Ads, a TikTok e Instagram, al copywriting, la creazione di video e anche branding e posizionamento. Sono inoltre disponibili 6 corsi start, corsi più brevi e introduttivi su diversi argomenti, e in più 2 corsi speciali, Business Genetics per chi desidera creare e accelerare il proprio business imprenditoriale e Ads School, un percorso di formazione continua sull'online advertising. Infine, Marketers realizza anche dei webinar di approfondimento da acquistare in modalità live oppure registrati. Il pricing di questa offerta è molto variegato, dal prezzo più contenuto dei corsi start e webinar, che sono sui 60-90€, ai videocorsi che vengono dai 400 ai 600€, fino ai corsi più completi come Business Genetics e Ads School, che hanno prezzi più elevati o in abbonamento. Quinto ed ultimo è infine Guido, una libreria di video lezioni e materiali scaricabili con la missione di insegnare il digital marketing nel modo più semplice e chiaro possibile, senza troppi fronzoli e con poca teoria e tanta pratica. È un progetto fondato da Enrica Crivello e Ivan Racchieli, entrambi professionisti del digital marketing, ed è pensato proprio per chi ha già una piccola attività imprenditoriale e un piccolo business e cerca quindi delle informazioni molto pratiche e veloci da applicare subito alla propria attività. Guido infatti è composto da più di 70 raccolte, cioè brevi videocorsi in cui i video sono corti, chiari e con tanti esempi pratici.
Gli argomenti ad oggi trattati vanno dall'advertising, alla gestione del business e alla strategia, ai social media, fino alla creazione di sito e newsletter. All'interno delle raccolte vengono inoltre messi a disposizione dei file scaricabili da stampare e utilizzare come supporto al proprio lavoro, come ad esempio calendario editoriale oppure template per documenti strategici e altre cose utili. La piattaforma di Guido è in abbonamento, con un piano mensile di 25 euro oppure un piano annuale di 250 euro che permette di avere quindi un po' di risparmio. Ovviamente io vi invito a visitare tutti i siti di queste piattaforme che vi ho citato, quindi vi lascio tutti i link in descrizione così che possiate approfondire. Ci tengo però a lasciarvi con un ultimo consiglio bonus, che ha come obiettivo quello di rispondere alla domanda: ok, ma quindi come faccio a scegliere qual è il corso giusto per me? Quali caratteristiche devo considerare? Personalmente, se dovessi trovarmi davanti alla scelta e al confronto tra varie piattaforme di formazione, valuterei ad esempio qual è la mia situazione iniziale e quali sono i miei obiettivi, qual è il formato in cui vengono rilasciati i corsi e qual è quello che preferisco, video, scritto, webinar live, chi sono gli autori e docenti dei corsi e qual è il loro percorso, quali sono le loro competenze, quali sono i risultati ottenuti, il livello di approfondimento delle informazioni contenute sul sito che rilascia il corso, eventuali servizi addizionali, certificazioni, placement, tutoring, recensioni degli utenti e eventuale passaparola dei nostri conoscenti, e infine il prezzo rapportato alla qualità e i risultati che mi può offrire questo corso. Ricordando sempre che non è il corso in sé che ci cambia la vita, ma ovviamente la cosa più importante sono il nostro impegno e il nostro approccio. Quindi l'impegno è un fattore cruciale senza il quale non riusciremo mai a vedere i benefici che ciascun corso ci può portare. Bene, queste erano le 5 piattaforme di formazione online sul digital marketing in cui mi sono imbattuta e che ho testato durante il mio percorso. Ovviamente ce ne sono tante altre, ma queste sono quelle che ho provato personalmente. Ci sono poi altre risorse che mi sono state molto utili per apprendere competenze specifiche, come ad esempio webinar fatti direttamente da singoli professionisti, ma insomma possiamo parlarne anche in altri video e ovviamente se avete commenti o se avete ulteriori curiosità e domande, io vi invito sempre a lasciarle nella sezione commenti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e non esitate a condividerlo con altre persone a cui pensate possa essere utile, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere aggiornamenti sui nuovi video in uscita sul canale. Io vi lascio qui accanto altri video che spero possano esservi utili e come sempre vi auguro una splendida giornata. Ciao!